distribuzione l'avessero fatta i doppiatori, ma questo è quello che hanno il direttore di pensiero. Guarda che figo, che solo fa me. Ma no! Un ciccione dove? No! Ma c'è anche i ciccioni. Ciccioni figli. No, a me piace un sacco l'albero. Poi ieri sera ovviamente io mi sono fiondato su YouTube e mi sono trovato, voi lo sapete sicuramente, una puntata che non so che numero era, penso 8912, dove c'è lui che entra nel canone dei 10 anni, diventa dei 10 anni, passano 10 anni, combatte, non riesce, si ributta lui dentro il cannone. E si rispara a questo tizio che ancora più che è fighissimo. Viene la saga della saga degli anelli. Quindi a lui non interessa quante battute deve dire durante la cioè, basta che interessa, basta che quando arriva fa il cambio. Non è vero. Allora il prossimo cosino peloso che viene fuori con la boccetta scacciato sarà tuo. Esatto. Quando Leon prenderà parola e pensare che Leone, io non so come si chiama, scusa, ci fa Leone, dai, a parte che secondo me vabbè, ho camale. Pensavo era un geco. Vabbè, non si Leonda, si dà per scontato che è un camaleone. È sempre verde, non è cambio colore. E pensare che all'inizio ha cominciato con Mocina, no? Ho fatto Mocina nella prima puntata. E ho fatto anche l'unica volta in cui sono riuscita a mettere le mani addosso a Merluzzi è stata in quella puntata. E poi ho fatto un tizio di, non ricordo il nome, scusatemi, di judo. Nella puntata dedicata a Rio Ei. Quello che rapisce Fioco, se lo posso dire. Era un ciccione figo? Era una massa. Ma non è vero, vedi? Vedo il figo in ogni personaggio perché vuol dire che mi piace farlo. Che ci sto con la testa. Come confezionata questa risposta? Ultima cosa, poi non parlo più, portate i miei complimenti al doppiatore di Parma. Perché veramente, io già le prime puntate ero lì che mi grillavo, ma quando è venuto fuori il Camico Rosso, adattato con Livia Zanno e poi sopra del branco di pecore, come l'ha interpretata. Io aspettavo il Camico Rosso, quello di Rio Ero, ho fatto una certa esperienza nel fare quelli tosti. E beh, poi in giro, quindi. Però come interpreta no, veramente con quel disprezzo tipico di Bari, anche perché il suo mi sembra uno dei ruoli più difficili, perché la voce originale giapponese solo il tono rende, e adattarla in italiano secondo me è una delle più difficili. No, per un bravo attore, non tanto. Vedrete mercoledì che c'è proprio la puntata dedicata ai vari. Così c'è proprio appuntamento. Ho fatto un ciccio. Potete dire per caso che lo giuro. Cagliura. Cagliura Gunster. Nera ciccione. Visto che nella